Saluti, buongiorno. Siamo in diretta con Positano News. Il piacere di trovare, di beccarlo al lavoro, Antonino Fiorentino. Non è quell'Antonino Fiorentino che abbiamo citato noi, quello degli anni 70, assessore alla cultura. Antonino, guardami me. No, devo completare, sono Antonino, tutti addirittura contrari. sul suo. C'ha la bandiera norvegese. No, questo è per Santa, il Nuovo Messico. Ah. Più tardi avremo la bandiera norvegese. Eccola qua. Lo stemma di schiena, più Ci vuoi raccontare questa giornata che hai tardi. No, così? sono vai, sono impegnato. Più tardi c'è la vostra Ti ringrazio, ma noi adesso abbiamo il tempo, va bene, non dar retta, non ti preoccupare, vuol dire che stai bypassando la nostra No, disponibilità. non Diamo c'è problema. un'occhiata a Enrico VII. Noi ricordiamo nel 2006 il centenario celebrato e festeggiato dalla FIDAPA, giù all'Hotel Vittoria, con relatori importanti come Ornella Prisco e il sottoscritto che parlarono di questa figura. Il sottoscritto si ritiene figlio di quell'Antonino Fiorentino, tra virgolette, Mastoninì, quello degli anni 70, assessore alla cultura, che instaurò il gemellaggio con la città di Schien. E tutti i ragazzi che oggi vediamo assurgere li possiamo ritenere suoi figlioli, coloro i quali raccolgono i frutti di quel lavoro importantissimo. All'interno c'è Allora, una statua, stranamente il parco è la chiuso. cosa più interessante, stasera oggi avremo dei collegamenti con tutti questi artisti, Sì. che sono attori importanti, uno dei più importanti attori italiani, quindi anche lei ha mandato anche un messaggio, però sarà disponibile a un collegamento audio-video, Bucci e gli altri, il direttore del Eccola Museo di Ibsen. Questa è la cosa che noi faremo una passeggiata, la dalla statua cosa in magica. fondo che fu messa qualche decennio fa, No, è e il stata parco messa stesso, nel centenario durante il della centenario. morte di Ibsen, e quella è la famosissima scultrice Merit Bente Che raffigura la signora con i topi dietro. Noreim. Sì, questa è l'opera che si è ispirata al piccolo Eyolf. Comunque, io vi inviterei a seguirci in questa passeggiata, dato che siete bravissimi, saprete sicuramente cogliere il meglio della cosa. Io, mi dovete Sicuramente scusare perché io no, eh. credo che.